Ministro in videocollegamento con tutte le questure d'Italia. Sentiamo. E preposta ai controlli di frontiera nei confronti di tutte le persone che attraversano la frontiera esterna, nonché alla sorveglianza del sedime portuale ed aeroportuale. Questo periodo estivo è stato caratterizzato da un significativo incremento del traffico passeggeri, circa il 20% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, specie verso l'Albania, divenuta una meta particolarmente attrattiva per il turismo, in particolar modo il turismo italiano. Per avere una stima sulla movimentazione annuale complessiva di passeggeri, questa nel decorso anno 2022 è stata di oltre 1.200.000 persone, di cui circa 700.000 con destinazioni extra Schengen. Sul fronte operativo vorrei evidenziare l'ottima collaborazione con le autorità albanesi, che ha portato di recente all'attivazione di attività di polizia congiunte presso il porto di Durazzo, dove l'operatore della polizia di frontiera italiano lavora fianco a fianco con il collega albanese, portando un significativo miglioramento nell'attività e nel rendimento operativo. Altro aspetto importante è la sinergia che qui nel contesto portuale abbiamo avviato con le altre amministrazioni coinvolte, l'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e l'Autorità del Sistema Portuale, portando a risultati significativi ed evidenti. Tornando alla giornata odierna, saremo in servizio presso questo scalo marittimo in 41 persone, su un organico complessivo di 137 operatori di polizia, di cui 68 per il solo porto. Saremo chiamati ad affrontare controlli di frontiera nei confronti di due navi provenienti dall'Albania. Una sta arrivando proprio in questo momento, la vedete ormeggiare alle mie spalle. Avremo oltre 3.000 passeggeri e 700 autovetture. Le stesse navi ripartiranno stasera con la destinazione sempre Albania. Nel corso della giornata avremo un'ulteriore nave in arrivo in partenza dalla Grecia, una dalla Croazia e due navi da crociera. E da domani cominceremo ad avviarci mano a mano al cosiddetto rientro sul territorio nazionale, che vedrà il suo culmine chiaramente verso la fine del mese di agosto e i primi di settembre. Grazie ancora, buona giornata. Grazie dottor Marcone, grazie anche a lei, tanti cari auguri e a tutti voi.